Sindaco, un'iniziativa per dare un senso di comunità. Sì, io parto dal presupposto che una comunità è tale se tutti si sentono parte integrante. E allora con questo gesto vogliamo far capire che Fano è una città sensibile, attenta, lo ha sempre dimostrato nella sua storia, che ogni persona che è qua è cittadina allo stesso modo. E allora con questo momento, che è un momento semplice, vuole essere così un abbraccio, farci sentire siamo tutti fanesi, siamo tutti della stessa comunità. Io sono il sindaco di tutti, anche di coloro che sono qui per ragioni di sofferenza, ragioni della causa. È quella della guerra, per cui voleva essere un segnale in questo senso, un segnale d'umanità, è un modo per dire anche da che parte stiamo. Noi stiamo dalla parte di chi è aggredito, senza se, senza ma. Poi ci possono essere tutte le ragioni del mondo, ma quando si usano carri armati e caccia non ci sono giustificazioni. Tra l'altro ieri ha avuto la testimonianza diretta di diversi sindaci ucraini. Sì, ieri è stato un momento molto importante, direi toccante, perché con il Consiglio d'Europa abbiamo avuto questo incontro di sindaci dell'Ucraina e sindaci europei. Io ero come sindaco italiano, c'è stato questo scambio di storie, di racconti diretti dei sindaci, che sappiamo i sindaci sono quelli in prima linea. Raccontava un sindaco, adesso non ricordo bene il nome perché non è facile da pronunciare, che i soldati mentre invadevano la loro città lo cercavano perché volevano rapirlo e portarlo via, e i suoi concittadini l'hanno nascosto per poi riuscire a ritornare ad essere operativo, e i racconti di distruzione, di sofferenza non possono lasciarci indifferenti, insensibili. Devo dire anche una nota, mentre parlava il vice sindaco di Kiev, che era in macchina e si è sentita un'esplosione, quindi per dire che eravamo veramente in campo aperto, però ecco, sono momenti che ci aiutano a far capire cosa è importante e ci fanno sentire anche più uniti e più vicini.